La galassia dell'informazione ecclesiale si ritrova a Grottamare per fare squadra, o meglio rete, e studiare uno scenario operativo efficace che aiuti a raccontare alla gente cose nuove che restituiscano speranza. La parola d'ordine è integrazione fra tecnologia e tradizione da una parte e in chiave cross-mediale dall'altra. Gli interventi più attesi, i direttori delle maggiori testate, periodiche e quotidiana, Famiglia Cristiana e Avvenire, Antonio Sciortino e Marco Tarquinio. Io vedo uno scenario che dà delle opportunità immense, perché questi mezzi, la rete, internet e social network, vanno valorizzate per l'informazione religiosa, ma anche per la stessa Chiesa. Non sono mezzi che vanno demonizzati, ma vanno utilizzati bene. Se pensiamo soprattutto a una fetta amplissima dei giovani che sono nativi digitali, che se non li troviamo in questo ambiente dove loro abitano, non riusciamo più a raggiungerli. Sembra che sappiamo tutto e poi ci accorgiamo che i grandi processi, quelli che stanno cambiando il mondo, rendendolo anche brutto in molte cose, pensiamo alla crisi che stiamo vivendo, non c'è la capacità delle persone di andare alle radici vere perché accadono certe cose. Ecco, questo è un tempo in cui serve un'informazione che dia alla gente gli strumenti per capire ciò che vive, perché lo vive e come cambiarlo. Vincenzo Corrado, caporedattore del SIR, agenzia che è risultata tra i 5 account Twitter più seguiti in occasione della celebrazione della pace del mondo, segnale delle straordinarie cose che si possono fare organizzandosi insieme. Conclude Francesco Zanotti, presidente della Federazione Settimanali Cattolici. Svolgiamo un ruolo da servizio pubblico, garantisce. Arriviamo dove altri non possono o non vogliono arrivare, ma ci stanno strangolando. Se l'Italia è in crisi e bisogna fare risparmi, non si può dire che il risparmio nell'editoria, nel sostegno ai giornali, sia un risparmio che si può fare così tranquillamente. Il pluralismo dell'informazione credo che sia un valore per una democrazia. E prima di lasciarci vediamo quali sono stati gli argomenti che abbiamo inserito nei nostri